Ciao a tutti. Oggi nuovo mukbang e sarà un mukbang di coppia. Adesso inizia già ovviamente a esserci un po' di rumore, nonostante abbiamo passato gli ultimi 10 minuti a cercare un posto perché ci tenevo a fare un mukbang in macchina, quindi volevo assolutamente rispettare la tradizione. Questa è la prima volta, credo, nella storia del canale che faccio un mukbang in coppia, quindi sì, hai ottimo. Proprio una responsabilità. Un onore anche. Sì, anche. Comunque abbiamo preso il McDonald's. Sì. Scusa, tantissime cose. Abbiamo preso veramente un'infinità di cose, tra cui queste patatine che erano piene. Ho finito mentre cercavamo la location, quindi queste sono le tue. Ah beh, grazie. Vabbè, ne assaggio subito una. Sì, e quelle pienissime sono le mie. Questo è barare però. Anche io ne mangio ancora due. Ma ancora mi è finita la confezione. Comunque, per questo primo mukbang, vero? Cioè. Per forza devo finirle. Per questo primo mukbang di coppia devo anche capire come stare nell'inquadratura. Sì. Ho selezionato un po' di domande, ma visto che si tratta del primissimo in assoluto, forse... No, vedi che stai mangiando no, le patatine le mie nel frattempo. Però visto che appunto si tratta di un mukbang di coppia e anche come posizione non so bene se abbiamo scelto la migliore, però in generale direi vediamo un po' come va, sarà sì. Molto work in progress e poi sicuramente beh, ci... certo, avremo un feedback e sapremo. Non ci miglioreremo. Io da tanto tempo che non faccio un mukbang, quindi... Oh, che carini. Solleva premi, vediamo se riesco... Questa non so neanche se è la mia Fanta o la tua Coca, ma secondo me è assolutamente la mia Fanta, rigorosamente senza ghiaccio. Cioè, tu bevi, ma la mia Coca, scusa, visto che il sacchetto è lì da te. Allora, aspetta perché non so bene dove mettere le cose. Intanto okay. Questa è la tua Coca e questa... È la tua cannuccia. Sai che è un sacco che non prendevo una bevanda dal McDonald's e quindi non mi ricordo se ho mai bevuto con la cannuccia di carta. Perché ho sempre preso più l'acqua recentemente. È vero. E quindi non siamo neanche più andati tantissimo. No. Ok. Ed ecco o la meglio, mia Coca. C'è stato proprio di recentissimo un video in cui abbiamo provato però solo le novità. Sì, non è che siamo andati a mangiare proprio. No, cioè vabbè. Cioè, oddio, abbiamo mangiato di tutto. Però diciamo che l'obiettivo era assaggiarle, no? Non era un mukbang. E tra l'altro ho preso comunque, sto pensando dove mettere la Fanta. No? No, mi sa che qua in mezzo tutto. Ci conviene. Farò così. Qui in mezzo ci sta. Sì. Tra l'altro, come avrete capito, devo ancora un attimo organizzarmi con le inquadrature di coppia perché... Ma infatti secondo me quando tu parlavi mi vedevano che guardavo in basso perché stavo studiando dove il metodo mettere. Per metterle entrambe per non farle ci rovesciare stanno, perché sono tra tutti e due... Comunque continuerei, abbiamo preso i panzerottini, quelli da 3 se non sbaglio, vediamo se riesco a far cadere tutto, eccoli qui, sono questi molto buoni. Ci stanno sempre secondo oh, me, sì. Anche perché vanno mangiati belli caldi, buoni, buonissimi, poi okay. Caldi sì, questi rendono tanto bene, vanno mangiati caldi, sì. Ho rischiato di spargere mozzarella ovunque. Anche io. Buone, eh? Buone. Lascio l'ultimo a te. Mm-hmm. E poi abbiamo le mie. Queste per te. Chicken nuggets. Queste da 6. Le scatole sono sempre complicate da beh, aprire. Sì, è vero. Sì. E anche queste calde sono buone. Queste assolutamente per Matteo perché io non ne vado matta. Occhio che sono calde. Mamma che calde. Infatti ero un attimo zittito perché mi stavo bruciando la bocca. Sono belle croccanti, eh. Cioè, oggi sono particolarmente buone. Perché ti ricordi quando hai provato quelle piccanti? Esattamente. Quindi queste ti sembrano pazzesche. Assolutamente sì, perché rispetto a quelle mi leggi nel pensiero praticamente, sì. Io ho paura però... che non mi duri fino alla fine. Io però in tutto questo non vedevo l'ora di provare questo che lo so che non è una novità probabilmente, ma io non l'ho ancora mai assaggiato ed è il My Selection Asiago e Speck, che non so bene quando molto buono. Vero? Sì. Mi ispira un sacco. Non so bene quando sia uscito, comunque all'interno dovrebbe avere appunto lo speck, l'asiago e c'è dell'avocado, no, delle zucchine in teoria. Pensavo fossero melanzane. Ma potrebbe essere. No, secondo me sono zucchine. Aspetta che ne assaggio una di quelle.
zucchine, confermo. Sembravano un po' più scure. E la salsina non so cosa sia in realtà. Ma per consolarmi, intanto. No, ma pensavo tirassi fuori qualcos'altro dal sacchetto magico. Matteo ha preso questo, che è il Grand Crispy Mac Bacon. Io vado sul classico. Che io mangerò sicuramente. No, mangerai tu, hai il tuo My Selection. Matteo buono sul lì. Cibo è come me. Ah, non abbiamo preso le maionesi. È vero. Però dovrebbe esserci una salsa, Giusto? Secondo me sì. Ma cos'altro hai preso? A sorpresa. No, hai preso la barbecue. Eh certo, per le mie nuggets. Non è buonissimo. E niente maionese. Non ci ho pensato, sinceramente. Mi hanno detto hai una salsa, io ho preso quella preso che piace a me. La sua, ovviamente. Certo. Comunque è davvero molto, molto, molto invitante. Quindi direi di assaggiare. Vogliamo assaggiare all'incontrario? Beh, no, o no? No, okay. Quello è tutto tuo. 3, 2, 1, cin. Che buono. C'è la senape. Ah, ecco. Un altro motivo per cui non lo mangerai. Esattamente. Non sono amante della senape. Assaggio un pochino, è buono. Va bene. Vai. Un morso. I morsi di Matteo, cioè. È buono. Buono? Però, dove l'ho preso io? Sento tanto la carne. E non ho sentito tanto gli altri gusti. E visto che non sono un amante dell'insalata, l'avrei sentita subito. Però non l'ho sentita. Però in realtà è bello carico questo, Cioè c'è tanto speck. Tanta bello, salsa, bello invitante. Sì, ma i My Selection solitamente sono sempre ben fatti, ben costruiti. L'altra volta non ci aveva convinti quella l'avocado. No, beh, il gusto, però sono sempre ben costruiti, anche un po' più belline all'aspetto. Comunque, io sento rumori costantemente. Sì, ma non so cosa sia. Questo era il mio posto di fiducia per i mukbang, ma era davvero tanto tempo. Comunque, al mukbang io so una cosa. Ci sono delle domande. Io però devo recuperarle. Nel frattempo, poi di patatine vanno sempre bene. Bravo. Cosa ho dimenticato? Cosa hai dimenticato? Milkshake. Vabbè. Per prendere patatine con milkshake. Buonissimo. Rigorosamente la fragola. A me non è una combo che fa impazzire. È buonissima. Vado a prendere le domande. Sì. Appena mi stacco dalle patatine. No, infatti le patatine dicevo per me, io non che dovresti mangiarle anche tu. Ma queste sono più calde. Sono più calde? Certo. Perché sono state nel sacchettino. Certo, ma nel frattempo è finito le mie. Certo. Ok, ho recuperato le domande. Intanto Matteo sta continuando a mangiare. Cioè non lui mukbang mangia. In realtà ne avevo selezionate 25, ma mi sembrano un po' tante, visto che non abbiamo preso tante cose come al solito. Quindi magari seleziono tra queste quelle con una risposta più veloce. E come prima domanda... Quelle più interessanti anche. Anche. Come prima domanda, sì, ce n'è una a cui ho risposto raramente, secondo me, ossia qual è l'ultimo libro che hai letto? Quindi per me e per te questa. Bella. Mentre tu mordi il panino, risponderò io. Allora, in realtà sto leggendo adesso molti manga, quindi sto leggendo tutta la saga di My Hero Academia, di conseguenza non so se viene conteggiato come libro oppure no. Se invece vogliamo considerare... Che disastri stai facendo tu nel frattempo? Non è che sono distratto a parlare. Anche tovaglioli non hai preso. Ma quelli dovrebbero darceli a prescindere. Sì, sì, hai ragione. Ecco, ok. Trovati. Grazie. Allora, invece, come libri, dico la saga della scrittrice australiana, mi sembra si chiami McCullough, qualcosa del genere, ed è la saga dei Signori di Roma, quindi l'ultimo libro è titolato Cleopatra. Cosa ridi tu con la Fanta? No, rido perché tu non lo sai. No. Non era una risata assolutamente sul libro, ma loro lo sanno in realtà. No, tu l'hai scritto molto bene. No, infatti me ne avevi già parlato. Rido perché quest'estate sull'altro social innominabile qui c'era una sorta di challenge, credo, in cui praticamente si andava dal proprio compagno, marito, padre o comunque dalla figura maschile che uno aveva di fianco a sé a chiedere quante volte pensi all'impero romano. Se l'avessi chiesto a te... Era più o meno il 100%. Sì, lui è fissati. L'avevamo forse già detto in una live tanti anni fa. Ah, può essere. Tu, cioè lui è fissatissimo con... Abbiamo mangiato in contemporanea. Sì. Io sono molto fissato con la fine dell'era repubblicana e l'inizio dell'impero, che corrisponde al periodo storico di un personaggio che è Giulio Cesare. Di conseguenza
tutto quello che ruota intorno alla tua vita, ho cercato quasi tutti i libri che ho potuto trovare in giro e li ho letti. Sì, lui su questo argomento, cioè, potrebbe parlarvene, riparlarvene per ore. Ma è bellissimo. Considerate che io non ero particolarmente appassionata, soprattutto di quell'epoca storica. Invece, da quando appunto sto con Matteo, mi ci sono appassionata anch'io e so dirvi alcune cose in più, delle curiosità, anche cose interessanti. Ma perché hanno fatto cose assurde, a parer mio, per l'epoca in cui vivevano e per la tecnologia che avevano a disposizione. Cose che non sono state replicate più di 1000 anni dopo. È vero, no, effettivamente adesso anch'io, sapendone di più, mi sono appassionata. Io invece, molto meno filosofiche, cose molto più tranquille, come ultimissimo libro, ho abbandonato per un attimo i miei soliti libri di crescita personale, eccetera, e ho comprato, quindi finito di leggere, ve l'ho detto anche nei vlog, l'ultimo libro di Sofì Kinsella, ossia Sono esaurita, che vi straconsiglio. Io sono molto di parte perché adoro i suoi libri, però questo qui secondo me ha proprio quel qualcosa in più che negli ultimi 2-3 libri non ero riuscita a ritrovare. Quindi se vi capita, straconsigliato. Infatti gli ho fatto una testa così con sto libro, che praticamente è come se l'avesse letto anche lui. Il titolo lo so a memoria, anche la trama. Il burnout, io intanto mi butto sul panino e tu, se vuoi, puoi cercare la seconda domanda. Sì, ma era il mio panino, ti butti sul mio panino, non sul tuo. Ma poi che mi piace più del mio. Ma come? Vogliamo fare la solita cosa che lo scambiamo, tanto Matteo resta sempre fregato. Io scelgo una cosa, non mi arriverà mai, no. La mangerò al massimo metà. L'altra volta sono riuscito a mangiarne di più. Di più, guarda, non ce n'era fatto in fretta lui, perché sa, l'altra volta al ristorante ha ordinato un sacco di cose lui, io ne avevo prese poche, alla fine ho mangiato tutte le sue. Tornati a casa gli ho detto: sai che ho proprio scelto bene, che cosa hai? Lui, certo. No, io ho scelto bene. Le ho scelte io e non le ho mangiate, la metà di quelle cose che ho ordinato le ha finite lei. Comunque, troviamo un'altra domanda interessante, sì, tieni la scatola. Questo è il tuo. Aspetta, okay. Buono, questo crispy. Lo so che è buono il gran crispy. Gran crispy. Questo è interessante. Dove ti trasferiresti fuori dall'Italia? In realtà siamo molto allineati, o meglio, siamo allineati a metà. Entrambi amiamo la Spagna, quindi entrambi ci trasferiremmo volentieri in Spagna, ma io sinceramente andrei volentieri, anzi molto molto volentieri, anche in Francia. Matteo invece non è un amante della Francia, cioè allora. Ti è piaciuta però la Costa Azzurra? Allora, mi piace la Francia come paese, a livello geografico, anche a livello architettonico, ho tante cose belle da visitare e da vedere, però per le mie esperienze non mi sono trovato a mio agio a convivere con dei francesi, di conseguenza lo escludo per questo. Cioè, secondo me quello ha un po' pregiudicato il tuo vedere la Francia in sé, perché... Quello sì, poi ci sono alcune cose a livello culturale che non coesistono col mio pensiero, di conseguenza. Invece io adoro la Francia, effettivamente Matteo è riuscito... No. Ci siamo trovati bene in Costa Azzurra, però non mi ha ancora portato a Parigi, quindi lasciateci un commento, anzi lasciategli un commento e convincetelo a portarmi a Parigi. Posso dire un unpopular opinion? A me Parigi non piace. Ecco, cioè, non vuole portarmi a Parigi. A me Parigi non piace, è troppo caotica, c'è tanto da vedere, tante cose bellissime, ma mi mette ansia andare. Ecco, io che non soffro di ansie, andare a Parigi mi mette ansia. Quindi mi sa che Parigi ancora per un po' non la vedremo, ma tutti insieme potremo riuscire a convincerlo. Tra l'altro, riguardante il trasferimento, c'era anche una domanda che concerneva invece la casa. Ok. Però tu forse non hai ancora risposto. Vabbè, rispondo insieme con questa, se è collegata. Beh, intanto, dove mi trasferirei? Sicuramente Spagna. Ok. Non sono sicuro se mi piacerebbe andare a vivere su delle isole, tipo le Canarie o isole in mezzo all'Atlantico. A me no. Però io vorrei Barcellona. A me piace più la zona di Siviglia. O Valencia. Uno delle due. Valencia forse, tutti e due. Sì, però Siviglia è bella calda. Forse troppo. Forse Valencia è la via di mezzo corretta. Noi non abbiamo ancora visto Madrid. Ma non aggiungiamo altro. Non l'abbiamo ancora vista. Non l'abbiamo vista. Per ora. E continuo a dispendere patatine nel frattempo. Ci vediamo. E sicuramente negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti mi piacerebbe, non nelle grandi città. No, New York, Los Angeles. New York no. Tra tutte sicuramente Los Angeles. Ma anche vivere in paesini nell'entroterra non mi dispiacerebbe. Però in realtà gli Stati Uniti, anche a me, cioè, è un'esperienza che ho sempre sperato di riuscire a fare, ma non riuscendo a prendere l'aereo. Sì, infatti la scartiamo a priori per quello, ma... E comunque, per quanto riguarda invece
il trasferimento e tutto, effettivamente diciamo che è di nuovo un po' in stand by, perché da un annetto più o meno, certo, secondo me, stiamo appunto cercando di cambiare casa, ma questa volta vogliamo prenderci tutto il nostro tempo e scegliere senza scendere a compromessi, in modo che la scelta sia poi definitiva. E come per abbiamo ora... già detto, perché ci servono delle caratteristiche diverse dalla casa attuale. E per ora non... non l'abbiamo trovata. La ricerca non procede come avremmo sperato, quindi diciamo che quell'aspetto in stand-by potrebbe essere un segno per fare eventualmente un'esperienza all'estero. Finché perché non troviamo... No? In effetti... Io... Sapete qual è l'interpretazione dei segni? Matteo era qui che guardava il panzerotto. Ma guardavo anche le Nuggets, anche non sapevo Nuggets. Quale dei due... Su quale dei due inventarmi. Ma sai che non pensavo che... sarebbe stato così bello e così facile... fare il mukbang insieme. Ma sai che avendo visto anche gli assaggi da voce fuori campo, secondo me sei più comodo a stare così che come ti trovi nelle altre posizioni. Che sei un non po'... si è visto molto, magari ci cioè siamo tutti un po' così. Però... ho aperto la salsa barbecue un po' nel frattempo. Io sto finendo il panzerotto, però hai fatto cadere un po' di salsa barbecue? No perché? Un pezzo della panatura del nuggets. Il disastro, comunque quella che combina disastri fra i due sono sempre io e speravo, invece no. E continuo a confermarlo. Tra l'altro non abbiamo preso il dolcino perché oggi, finito il mukbang, vogliamo andare a provare una nuova gelateria a chilometro zero che ha aperto qua in zona. Quindi oggi niente dolcino. E se non vado errato, per fare il gelato di quella gelateria prendo direttamente il latte nella loro stalla. Sì. Proprio è tutto, tutto l'intorno, sì. Quindi proprio non a chilometro zero, proprio anche a metro zero. Cioè proprio più a chilometro zero di così era impossibile. Quindi non abbiamo preso il dolcino per quello. E poi sinceramente non sapevo bene come sarebbe andata, perché ancora devo anch'io fare l'abitudine al fatto che comunque siamo in due a fare i video. Quindi volevo prendermi un bel po' di tempo, ma non esagerare con le cose da mangiare, in modo che comunque ne uscisse un mukbang, che secondo me non è niente male, per ora, per come adesso lo importerò nel computer e saranno le ultime parole famose. No, nel frattempo però... ci sono solo io che sto impucciando i nuggets nella salsa barbecue. Proprio buoni, li adoro. Che voto dai al Mike Selection? Allora, al Mike Selection... per il primo morso gli avrei dato 4 o 5 perché non si sentivano gli altri gusti. Appena gliel'ho passato ha tolto l'insalata, perché voi non l'avete visto, no? Però tu sei una spoileratrice. È giusto, è giusto, sono una spia più che altro. Sì, anche. E invece dopo ti dirò, secondo me 6.5-7. È mezzo 7? Sì, non è troppo nei miei gusti, ma è buono. Io invece tutto l'opposto, cioè il primo morso gli avrei dato un voto altissimo. Man mano che lo mangiavo... non mi ha convinta, infatti ho fatto il mio solito scambio tattico, diciamo. Quindi sì, per me poi il voto è lo stesso, ma ho avuto l'impressione opposta. Comunque più guardo e più mi rendo conto che abbiamo preso veramente pochissime cose. In realtà non è considerato me. No, come esatto, variabile, sì. Perché... cioè, in realtà queste cose le ha scelte lui, ma pensando a quanto parla e quanto avremmo impiegato potevo effettivamente prenderne di più. In effetti ho detto tu, ma in realtà avendo fatto l'ordine, cioè... io sono io che non mi sono considerato, cioè, infatti dico boh. Vabbè, però magari posso ancora farti una domandina finendo queste pochissime patatine rimaste. E le bevande? Sì, bevande, quelle ne abbiamo ancora per un po', anche perché è la versione grande, quindi... Sì, sia la tua che la mia. Ah, ma ne ho bevuta tanta, perché la Fanta lo sapete che la bevo raramente, io bevo sempre solo acqua, quindi quando ce l'ho ne approfitto. E poi di solito ne avanza un sacco e quindi mi tocca finirla a me. Come al solito, come di tutto. Conseguenza ecco perché non prendo più le coche. Ho selezionato comunque due domande, una per me e una per te, così diciamo che per essere un primo mukbang mi sembra che sia andato già bene, quindi... a te chiedono, cosa pensi della passione di Chiara per lo shopping? Allora, è una domanda strana in realtà. Sì, anche perché non per poterla una... giudicare dovrei poterla capire. E sinceramente non trovo nulla di appassionante nel fare shopping. Poi soprattutto non credo la si possa più definire passione. Perché è diminuito tantissimo gli acquisti. Sì, è vero. Nel parlarne la passione è rimasta uguale. Sì. Però negli acquisti stai comprando molto meno. Sono molto più oculata, assolutamente. Effettivamente.
quindi... quindi bisogna dire che su quello è migliorata tanto. Però posso aggiungere una cosa? Certo. Secondo me Matteo è molto rispettoso e molto comprensivo di tutte le mie passioni, perché tante altre non le ho condivise. Magari farò un video, vediamo se me la sento, in cui vi parlo anche di tante altre passioni di cui non ho mai parlato, che secondo me non vi aspettereste mai. Lui in generale è molto molto comprensivo, quindi... anche se non lo condivido o non le condivido e non le capisco, diciamo che le rispetto comunque, sono passioni di un'altra persona, della persona che io amo, quindi... non... però lui in generale, tu secondo me ti stai un po' sminuendo come faccio io. Questa cosa l'ha presa da me, perché lui era molto... sì, meno... assolutamente, molto meno. Però lui le, cioè, diciamo che apprezza di tutti, le passioni di tutti, anche se non le condivido, non le hai mai... esatto, se non le capisco io ma piace un'altra persona, perché devo stare lì a giudicarla. Infatti siamo molto simili secondo me anche sotto questo aspetto. Anche tu sei molto rispettosa, sì, io... rispetto alle mie passioni, tu non le condividi, magari non ti piacciono, ma comunque non... però le giudichi. Sì, io le rispetto, e anzi è una cosa che a me piace, è proprio in generale che, anzi, si abbiano delle passioni. Generalmente è lei che mi spinge a seguire le mie passioni, per dire no, fallo tranquillo, non ti preoccupare. È vero, sì, io sono molto, oltre che propositiva, sostengo molto, sì. Ecco, e chiuderei, visto che abbiamo finito, esaurito tutto e ci aspetta il gelato. Io che poi... io sarei tornato a prendere un altro po'. Ecco. Che poi... altre due domande. Ma il fatto è che sei andato a scegliere tu. Lo so, ma non ho considerato quante domande c'erano. Adesso, cioè... che so quante domande ci sono, ne prenderò di più. Infatti anche a me è sembrato poco, però ha scelto lui, quindi ho detto saprà lui, insomma, non è che sono io che... ma io non mi rendo conto di quanto sono... poi si mangia con molta più calma. Sì, esatto, quanto ci vuole rispondere a una domanda. Esatto. Faccio l'ultima a me stessa, perché era, sì, per me questa. Hai mai pensato di creare un tuo brand di trucchi o di make up? In realtà... non era per me, quindi. No, questo non era per te. In realtà ho pensato, nel senso, ho diverse idee, perché mi piacerebbe provare a fare anche questa esperienza, ma finché non sono sicura al 100%, soprattutto indipendentemente dal make-up che non era tra i prodotti che avevo in mente, voglio essere sicura al 100% che sia qualcosa... Matteo ha trovato l'ultima patatina rimasta. Però voglio essere sicura al 100% che sia qualcosa di nuovo o comunque di innovativo, perciò... magari di questo, boh, forse, speriamo, si parlerà nel 2024, se anch'io avrò le idee un pochino più chiare. Comunque sì, direi che ci siamo, c'erano appunto tantissime altre domande, ma dobbiamo un attimo ancora... e non vedo un problema, perché ci sarà un altro mukbang. Perfetto, con sempre più McDonald's. Panini. Possiamo anche cambiare. Ok, perché anch'io effettivamente a volte mi muto da sola, che non è male come cosa, però mi autoimpongo di non parlare, perché io voglio aiutarti, quindi magari cerco di anche di terminare le frasi al posto, certo, tuo. Però poi quando vado a rieditarlo dico no, ma forse gli ho parlato sopra, mi vengono mille paranoie. No, ma è giusto che tu mi guidi, mi aiuti, perché comunque siamo al terzo, un secondo. Sì, forse il secondo o terzo video insieme in cui ti si vede. Assolutamente. Anche perché nei mukbang era anche lui sempre presente, qualcuno ogni tanto, sì, ti ha beccato perché facevi tanto rumore mangiando. Quindi com'è stare dall'altra parte della videocamera? È meglio. Per il mukbang è meglio, mi ha divertito molto farlo, è molto divertente. Invece quindi... l'altro video eri più agitato, quello, sì, in impostazione, sì. Infatti credo l'abbiano notato, però voglio ringraziarvi comunque per i complimenti, per tutti i bei messaggi. Sì, Matteo adesso non è bravo a dire queste cose. No, non sono bravo a ringraziare. Però io, anch'io non ci potevo credere, abbiamo ricevuto un riscontro pazzesco. Super positivo, non me lo aspettavo. Ma perché lui si sminuisce, ormai ha imparato questa cosa, è in più è insicuro, sì, come avevi detto nel video. Sì, esatto, se una cosa non la so fare sono molto insicuro, se è una cosa nuova, giustamente, che sto imparando, sono molto insicuro. Però guarda, cioè veramente, poi ce lo farete sapere, ma secondo me sta andando sempre meglio. Anche questa volta si vede già che sono contento, è più confident, allora. Vero? Sono contento. Comunque ce l'abbiamo fatta, quindi questo era tutto per questo primissimo mukbang di coppia. Primo di una lunga serie, facciamo così. Quindi ora puoi salutare tu, adesso l'hai imparato. Non ancora, allora, ancora per questa volta. Io so volta. Che so la scaletta, quindi okay, smettiamo vai. Di parlare. Smettiamo di parlare, vi mandiamo un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Vabbè, tu puoi farlo come okay. vuoi. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.